Al museo, in fretta, per favore. Certo, nessun problema. Va a rilassarsi. E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. La pago per guidare, pensi a quello. Guardali là. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri? Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, sì, ho capito. Accosti davanti alla galleria. Grazie mille. Ecco i suoi 50 centesimi. Li spenda bene. Ci proverò. Oggi carico soltanto degli stronzi. Avanti un altro. Cazzo, ha un aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica, dove la porto? Little Italy, sulla 21esima. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supero il limite. Affare fatto. D'accordo. Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno. Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Ci siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Ultime notizie dal Trivio! Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie. Ci penserò. Ehi, amico, ti ricordi di me? Oh! Ah, sì? Oh! Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Ah, mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Mettetevi in salvo! Vieni qui! Portami!
guarda. Come va, ragazzo? Dino, Lu! Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potreste non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. Tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi tu ci campi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene. Vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno, quindi fai il bravo, ok? Certo. Il capo è pronto? No, dovrai aspettare ancora un po'. Chi è il novellino? Un tassista, ci stiamo dando una mano. Accompagna il capo in macchina. No, tranquillo, non ti sostituisci. Detesto aspettare, mi annoio a morte. Lui chi è? Il tassista, ti ricordi? Ah, sì, sì. Comunque, me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Prima ti porto da Vinny. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci per lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Sappiate che ne abbiamo quante volete. Il Don
Non è lieto di fare affari con voi. Noi siamo lieti di incassare. Ora dobbiamo andare. Un bel viaggio. Concordo. Stamattina in centro. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Vole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. E se questa mazza non vi basta? Mi sono permesso di preparare delle molotov. Ehi, ehi, ehi. State attenti però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Piacere di conoscerti, Tom. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Lo raddrizzo io. Dopo torna qui se i ragazzi non ti hanno terrorizzato. Ci manca qualche venerdì, ma con l'auto è un vero potente. Lo scemoneto sa far cantare qualsiasi motore. Non so come faccio. Per me è magia nera. È tutta una svegliata, imbecille! Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphy, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphy? Sicuro, Poli, sì. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphy è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. E tu, vedete, non fate beccare a Porcera un'altra volta. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Non lo so perché Raff ci ha dato questa carriola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei finito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Raff, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Guarda che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Già. Un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno. Di solito no, ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del caneggio anche arrivato, se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo. I ragazzi che li frequentano, le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare.
Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Ma non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi ci stiamo little. E i suoi lavorano a North Park e dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere Don Acciapatti. E te ne accorgerai molto prima che inizino a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Ok, ci manca poco.